Lidia, ti amo. Lidia, ho bisogno di te. Poi la stringo e la bacio, infagottato d'amore e di vestiti. E anche lei si muove felice della sua apparenza e del nostro amore. E la cosa continua bellissima per giorni e giorni. Una nave con una rotta precisa che ci porta dritti verso una casa. Una casa con noi due soli. Una gran tenerezza e una porta che si chiude. Nelle case non c'è niente di buono. Appena una porta si chiude dietro a un uomo, succede qualcosa di strano, non c'è niente da fare. È fatale quell'uomo, comincia a muffire. E basta una chiave che chiuda la porta d'ingresso, che non sei già più come prima e ti senti depresso. La chiave tremenda appena si gira la chiave. Siamo dentro una stanza, si mangia, si dorme, si beve. Ne ho conosciute tante di famiglie. La famiglia è più economica e protegge di più. Ci si organizza bene. Una minestra per tutti, tranquillanti, aspirine per tutti, gli assorbenti, i cotone, i confetti, i falqui. Soltanto 1.200 lire per purgare tutta la famiglia. Un affare. Si caga in famiglia. Si caga bene. Lo si fa tutti insieme. Nelle case non c'è niente di buono. Appena una porta si chiude dietro a un uomo, quell'uomo è pesante e passa di moda sul posto, incomincia a marcire, a puzzare molto presto. Nelle case non c'è niente di buono, c'è tutto che puzza di chiuso e di cesso. Si fa il bagno, ci si lava i denti, ma puzziamo lo stesso. Amore, ti lascio, ti lascio. C'è solo la strada su cui puoi contare. La strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada e nella piazza, perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. Laura, ti amo. Laura, ho bisogno di te. Con te io ritrovo la strada, le piazze, i giovani, gli studenti. Li avevo lasciati con la cravatta, sono molto cambiati. Le idee, sì, le idee sono cambiate, i loro discorsi e il modo di vestire. Gli esseri meno, gli esseri non sono molto cambiati. Vanno ancora nelle aule di scuola a brucare un po' di medicina, fettine di chimica, pezzetti di urbanistica con inserti di ecologia, ad ore pressappoco regolari. Ed esiste ancora il bar tra un intervallo e l'altro. E poi l'amore per fabbricarsi una felicità. Come noi ora, una coppia e ancora tante coppie. E ancora una porta. È ancora una casa, ma siamo convinti che sia un'altra cosa. Per
perché abbiamo esperienze diverse, non può finir male. Perché abbiamo una chiave moderna, abbiamo una iale. Perché è tutto un rapporto diverso e molto più avanti. Ma c'è sempre una casa con altre aspirine calmanti. E di nuovo mi trovo a marcire in un'altra famiglia, la nostra, la mia. Abbracciarla guardando la porta e la mia poesia. Amore, ti lascio, vado via. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada e nella piazza. Perché il giudizio universale non passa per le case, in casa non si sentono le trombe, in casa ti allontani dalla vita, dalla lotta, dal dolore, dalle bombe. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada e nella piazza. Perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada e nella piazza. Perché il giudizio universale non passa per le case, in casa non si sentono le trombe, in casa ti allontani dalla vita, dalla lotta, dal dolore, dalle bombe. Grazie, grazie. Matteo Polo alla chitarra, Paolo Zanella alle tastiere e Sara Ferrari ai disegni. Signore e signori, Gilberto Lamacchi!